Matte, a tutti ciao, ma benvenuti Reggio Green in questo nuovissimo episodio su The Wardrobe. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa finalmente siamo riusciti a far spostare il nostro armadio, che però è stato portato soltanto ragazzi fino alla casa della festa. Quindi questo sarà un problema da risolvere, dovremo in qualche modo farlo portare fino a casa di Ronald. Io sono stata poi a ragionare ragazzi in questi giorni comunque su quello che si potrebbe fare, e appunto mi sono ricordata del fatto che qui abbiamo a disposizione una cabina telefonica. Se non sbaglio c'è un elenco di vari numeri in casa, tra i quali ci dovrebbe essere anche una ditta di trasporti, se non sbaglio. Per cui probabilmente la soluzione al nostro problema sarà questa, nel senso chiamare sta benedetta ditta di trasporti che in qualche modo porterà il nostro armadio fino a casa di Ronald. Io spero che il ragionamento sia giusto. Il punto adesso è come procedere. Allora, qua la stanza da letto già si è liberata dopo che il nostro amico borsuto con la biondina si sarà andati da fare, ovviamente. Ricontrollerei. Ecco, vedete ragazzi, è questo qui. Corriere Espresso 24 ore, 7 giorni esatto. Su 7. 00 84 58 901. Tutti i pacchi devono essere a prova d'urto, idrorepellenti e con il contenuto chiaramente indicato all'esterno. Ok, sarà questo. Potrei impacchettare l'armadio e spedirmi alla nuova casa di Ronald. Infatti ragazzi, qua ragazzi abbiamo ancora una porta chiusa. Porta chiusa che probabilmente ci permetterà di entrare in una camera in cui ci saranno altri elementi che ci serviranno. Il punto è che al tipo ragazzi era finito il bagno schiuma. E vi ricordo che la volta scorsa abbiamo incontrato quello zombie che diceva un buon profumo perché uso dei bagnoschiuma. Tipo ha detto di adorare i cervelli, però avevamo già provato a prendere il cervello nel ripostiglio ragazzi, ma non è stato possibile. Per cui io proverei comunque a tornare da lui per vedere se possiamo dargli qualcun altro dei nostri oggetti, perché effettivamente la volta scorsa non ci avevo provato. Caro il mio zombie, non so, magari ti piacerebbe una bella targa antica? Decisamente improbabile. No, ti piacerebbe un bel lenzuolo per adornarti? Non capisco come diamine possa funzionare. No, dopodiché abbiamo uno starter kit del metallaro, abbiamo una polaroid, delle fedi. Non so ragazzi, se gli dessimo della sezio? Non saprei come usarlo. E se gli parlassi ancora di nuovo magari? Oddio, ma cos'è questa puzza? Che puzza? Devi assolutamente fare un bel bagno. Prendi. Puzza. Ah, minchia, Skinny si era buttato dentro alla rete dei pesci. No, ditemi ragazzi, uno come fa a poter arrivare? Adesso io ho avuto tanto culo ragazzi, perché ho deciso di tornare da lui per provare a dargli qualche altro oggetto. Però cioè, come fa uno ad arrivare ad una conclusione del genere? Mi sembra, cioè, veramente troppo assurdo ragazzi. Comunque, che culo, abbiamo il bagno schiuma che era quello che ci serviva. Mi sto ancora chiedendo a cosa diavolo possa servire lo starter kit da metallaro, il peperoncino che ce l'abbiamo tipo da 20 secoli. Direi che ovviamente adesso andremo dal nostro caro amico Ciccione. Ok, proviamo così. Per caso ti serve dell'altro bagnoschiuma? Ne ho qui con me un flacone. Va bene, entra pure. Meno male ragazzi, se no sta poggialo pure sulla pensilina della vasca. Ok, tieni pure. Perfetto, ok, allora vediamo un attimino cosa abbiamo qui ragazzi. Allora qua c'è un pesce rosso che salta dentro al cesso. Qua c'è una saponetta, un rasoio fai da te, ma è uno scherzo. Infatti sul muro c'è scritta Eminidot con il sangue, guarda caso. Qua c'è un poster che dice extra toilet paper, chiaro riferimento a Etty. Wash your hands here. Certo, lava le tue mani qui, sicuro, con i due piranha dentro il lavandino. Ci sono dei selfie di una tipa che non so perché dovrebbero essere qua in bagno. Sinceramente la cosa non mi ispira tanta fiducia. Ok, possiamo aprire l'armadietto. Ok, ci sono tante cose ragazzi con cui possiamo interagire. Per esempio il telone, vediamo un po'. Beh, è impermeabile, lo è di sicuro. Impermeabile ragazzi. L'annuncio della compagnia di trasporti diceva che, se non sbaglio, il pacco deve essere idrorepellente o una roba del genere, se non sbaglio.
Per cui di magari... certo non prima che abbia finito col suo bagno. Ok, quindi se c'è ovviamente il sarebbe tipo... perfetto per imballare l'armadio. Ok, ok, allora ho pensato giusto. Se ti può consolare, ho avuto il dispiacere di vedere certe intimità anch'io. In che senso? Non è che mi ispira molto sta cosa. Vabbè, comunque ricordiamoci quindi che il telone per imballare il nostro armadio è qui. In qualche modo questo tizio dovrà smetterla di fare il bagno prima o poi. I sali? Qualcuno dovrebbe proprio dirgli di non usare tutti quei sali. Madonna santa, diventerà una prugna secca, prendiamoglieli. Non direi. No? Ti sembra il momento? Che ne so, ah, magari lui si immerge, glieli prendiamo quando si immerge, aspettate un attimo. Proviamo? Ti sembra il momento? Ah no, quindi niente. Non mi serve. Niente, non possiamo, d'accordo. La tua idiozia alle volte è disarmante. Direi di lasciare lui per ultimo, ragazzi, e di vedere. E io che pensavo questo. Che tu fossi l'unico con un quoziente intellettivo tanto basso. Il tuo sarcasmo e il tuo cinismo mi stanno urtando. Non voglio rischiare di scheggiarmi le falangi. Ah, per carità. Noto con piacere che ci tieni proprio a difendere il tuo primato di stupidità. Oh! Anche tu ti divertivi da piccola a fare le voci robotiche. Vicino al ventilatore, ovviamente. Non possiamo usare niente per interagire col ventilatore. C'è qualcosa di malsano nel chiedermi di farlo. Che ne so, provo tutte. Pure sta pirite, ragazzi, ce l'abbiamo da un sacco di tempo. Guardiamo il metodo infallibile per attirare like sui social network. Ovviamente, foto di labbra, foto di zinne, pose sexy. Magari tu sei abituato, ma certe pratiche da maniaco sessuale non sono da me. Io dovrei essere abituato a skinny, senti. Diciamo che la mia anima non è l'unica cosa di cui mi ha privato la morte. Ah. Di certo i suoi argomenti sono più convincenti nel dei miei. Nel senso che ti ha tolto pure qualsiasi pulsione sessuale, skinny. La saponetta... Prima regola per una corretta igiene personale. Non venire mai meno alla propria igiene personale. Ovviamente, questo assolutamente, specialmente... No, specialmente l'estate si sura di più, ma in qualsiasi stagione dell'anno, persone, lavatevi per favore. Non starai pensando a strani giochini, vero? Nel senso che ti abbassi e prendi la saponetta. No, dai. Non sarebbe una cattiva idea, ma prima ho cose più urgenti a cui pensare. Ah, ok, perché il tizio gli ha detto che puzzava, quindi sarebbe stato il caso di lavarsi. Tu non sei la quantità di azioni insensate che mi hai fatto eseguire. Non sei il protagonista di questa avventura grafica che guidi in giro, né il contenuto del mio inventario. Forse sì. No, fermo. Ora che ci penso sono proprio tutte queste cose messe insieme. Infatti, Skinny, piantala, micchia. Aspettate, questo non l'avevo notato. Oh, che schifo, dovrebbe essere tipo il distributore del sapone. Ah, dà proprio voglia di usarlo. Vabbè, allora, con la saponetta non possiamo fare altro. Col gabinetto, invece... La vendetta di milioni di pesci rossi scaricati disumanamente nel water. Ovviamente. Non mi sembra il caso di rimetterlo in una boccia di vetro. No. Perché non ti ci siedi tu sopra? Che ne so! Ti diverti un sacco lì dentro, vero piccolo? Eh sì, guarda, in mezzo all'acqua putrida, assolutamente. Allora, con queste altre cose, ragazzi, non abbiamo potuto fare assolutamente niente. Apriamo l'armadietto, vediamo se c'è qui qualcosa di utile, una spugna ammuffita. Struccante, mi sa che è l'unica cosa... Aspetta, ok, sì, è l'unica cosa con cui possiamo interagire qua dentro. Vediamo un po'. Come perdere la propria bellezza nel giro di 30 secondi. Assolutamente. Forse questo lavoro da drag queen ti sta prendendo un po' troppo. Perché non taci? Ok, l'abbiamo preso, immaginavo. Struccante. Avessi ancora la pelle. Quindi dovremmo dare lo struccante a qualcuno, ragazzi. Ma a chi? Non lo so. Vabbè. Allora, non c'è altro con cui possiamo interagire attualmente. Per cui non ci resta... che parlare col caro ciccione che si sta facendo un bagno tipo da 20 secoli. Che ci fai chiuso qui dentro? Mi godo un po' di meritato riposo. Lavoro come guardiana al museo cittadino. Non capitano molto spesso occasioni come questa. Davvero? Per mia fortuna Ralph, mio cugino, odia Halloween e si è offerto di sostituirmi. È davvero necessario che ci sia un guardiano al museo anche la notte di Halloween? Quello che ho detto anche io al sindacato. Ma credi mi abbiano dato ascolto? E in ogni caso, prendi questo. È per sdebitarmi del bagno schiuma. È un po' bagnaticcio. Non voglio nemmeno sapere dove lo tenessi. Sono io.
Cos'è? Ah, il pass per entrare. Il museo è chiuso al pubblico, ma puoi entrare con questo pass qualora ti trovassi a passare da quelle parti. Grande. Nel caso, fammi sapere se quel nanerottolo ha tutto sotto controllo. Sicuro? Ah, perfetto ragazzi, grandioso. Allora, sta cosa, guardiano al museo di notte, mi fa pensare tantissimo a un film che tutti sicuramente conosciamo, o perlomeno quasi tutti, sarebbe a dire Una notte al museo. Abbiamo il pass per entrare, non ci abbiamo più posto qua ragazzi. Un pass per accedere al museo cittadino. Ok, perfetto. Se non sbaglio c'era una band a suonare al cimitero, per cui farei un attimo un salto lì per vedere se questo kit da metallaro serve a qualcosa. E che qua la gente è già mascherata, ragazzi. Neppure questo servirebbe a convincerlo a cantare, temo. Che peccato, se lo dessimo uno di questi due mammocci. E questo sarebbe il massimo che riesce a fare? Niente da fare. Se gli dessimo un mantello... O i petardi o la vita. Credi di far paura a qualcuno conciato così? Neppure una mosca. Ora che ci faccio caso, non ho mai visto un costume di Halloween così ridicolo. Il tuo l'hai davvero visto? Orribile. Ma... temo che dovrò inventarmi qualcos'altro. Ormai la nostra generazione è troppo desensibilizzata da serie TV e videogiochi. Ok. Grazie tante, HBO. Quindi, cioè, in ogni caso... Ah, ok. Il mantello infatti ce l'hanno tolto, ragazzi. Quindi era un tentativo per cercare di farci dare sti benedetti petardi. Dovremmo trovare un modo per spaventarli, praticamente. E non credo che abbiamo qualcosa adesso a disposizione. No, ragazzi, pure qua ho provato ad associare diversi oggetti con i diversi elementi, ma non sono riuscita ad ottenere niente. Per cui, a questo punto, direi di fare un salto al museo e vedere cosa ci aspetta lì. Ah, nel frattempo si è sbloccata qualche altra situazione. Ok, si è messo a fare disegni alieni. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. No, a parte che qua c'è Skinny in un quadro. C'è il tirannosauro che si allena sul tapirulan ed è una cosa meravigliosa. Allora, qua si può entrare in questa stanza. Si può andare anche in quest'altra sala e in quest'altra sala. Qua da notare, ragazzi, il facehugger di Alien, che non mi vorrei avvicinare manco per il cavolo. C'è il cavaliere. Per voi, vediamo un po'. Ci mancavano solo i dinosauri poser. Con tanto di fascetta in testa, ragazzi. Accetta la sconfitta, Rex. Non potrai mai competere in velocità con i Velociraptor. Guarda, il T-Rex era un dinosauro molto veloce, eh. Guardia, oh, lo si può prendere? Spero di no. Non male come scaldacollo. Sicuro, guarda, specialmente aspettati per te. Qualcosa del genere dentro il mio prossimo pacco regalo. Sì, regalatelo a te, piuttosto. A che serve un facehugger quando ho già te perennemente col fiato addosso? Che hijo de puta. Dubito che riusciresti ad avvinghiarti a un testone grosso come il mio. Sicuro. Vabbè, ok, quindi non possiamo fare niente con questo. Il cavaliere invece... Winter is coming. E perché c'ha una coprispalle tipo le vecchiette? Non è un po' disonorevole per un cavaliere tenersi uno scialle sulle spalle? Hai idea del freddo che fa dentro questa scatola di latta? Ormai ho quasi 1000 anni. Devo anche pensare a tutelare le mie ossa. Certo, ma sarebbe ragione. Ora che tu vada in pensione dopo tutti questi anni? Vorrei tanto, credimi. Lo vorrei e come. Ma purtroppo il Duca non ha mai versato i contributi per i miei onorati servigi. Ah. Non mi risulta che Bowie assoldasse dei cavalieri. Non parlo del Duca Bianco, ma del Duca Nero. Ah, ecco. Ok, non credo che possiamo interagire con qualche oggetto, ragazzi. Vabbè, direi di andare qui nell'aula botanica, sembrerebbe essere. Credo sia un riferimento a un gioco che si chiama Worms o una roba del genere, cosa che io non ho mai giocato. Qua c'è questo cactus, che è riferimento a qualcosa che non conosco. Questo sembrerebbe essere il fiore che c'è in testa a un Pokémon. The flowers are evil, quindi i fiori sono malvagi. Ok, con cos'altro possiamo interagire qua? Allora, con i cactus ballerini e c'è scritto free hugs, cioè abbracci gratis, ma col cavolo.
con la scimmia, con la rana e con questo affare qua che non so cosa. Ah, c'è anche il carro armato. Ah, perché posso andare ancora più in là nella stanza. Attenzione. Madonna, ragazzi. E ciao. Questa, ragazzi, era la lettera, si vedeva in Metal Slug, se non sbaglio era il lanciamissili. Se non sbaglio, qua possiamo interagire col carro armato, con questa bomba e andare ancora più in là. Madonna. Vabbè, allora, uno dei primi modelli di bomba orologeria. Fantastico. Immagino che la percentuale di arti mozzate a causa dell'esplosione precoce di bombe a mano sia drasticamente calata dopo il loro avvento. Direi di sì, possiamo prenderla. Non ti azzardare a toccare nulla. Chi l'ha detto? Basterebbe leggere il nome dell'hotspot. È disinnescata. Ok, ma... se solo potessi suggerire tu quale filo corretto tagliare, in certe occasioni si eviterebbero un sacco di grane, sai? Vabbè, comunque... forse possiamo prenderla, ragazzi, ma qualcuno ci ha impedito di prenderla. Allora, qua c'è il maggiore TJ Kong. Il numero da rodeo forse più straordinario e inopportuno di sempre. Il tipo che gli dà il voto. Fossi in te, farei meno lo spiritoso su quel missile. Quel nazistone del dottore sta ancora ringraziando. Ok, non ci fa fare altro, ragazzi. Carreggiamo col carro armato. Da piccolo ho sempre sognato di averne uno tutto mio. E chi non l'ha sognato? E continuo a sognare ora che ne ho uno davanti. Certo. Aspetta un attimo. Purtroppo okay. L'unica cosa che potrei realisticamente raccogliere è il mazzo di fiori. Okay. E non lo farò. Ah, e non lo farei, perfetto. Temo sia solo da esposizione. Avranno quindi giusto lasciato la scocca esterna e poco altro all'interno. Non possiamo usarlo. Non ho quindi più 3 anni. No, non possiamo usarlo. Nell'altra stanza. Vabbè, visto che siamo già di qua, ragazzi, vedrei cosa c'è di qua. Vabbè, qua si ritorna nella stanza d'Egitto, da cui mi sa si entrava anche dall'altra parte. C'è pure Cleopatra, ragazzi. Cioè, allora. Ma cioè, con quante... ah, questo qua è di Asterix e Obelix. Cioè, con quante cavoli di cose dobbiamo interagire? Vichinghi, la scoperta di un popolo, l'Egitto del mito e dei falsi miti. Ah, possiamo ascoltare la storia, direi che... vabbè, forse... aspettate. Con delle prue così minacciose posso solo immaginare l'effetto che potesse fare ritrovarseli contro in mare aperto. Ovviamente, era far cagare addosso. Avessi un po' più di spazio nell'armadio. Vabbè. Popolo affascinante quello normanno, ma temo di essere fuori tempo massimo. Ok. Remi alla mano e si esce subito a far serata a saccheggiare vascelli. Certo. Ah, possiamo interagire anche col calderone, attenzione. Pozioni druidiche, il corrispettivo della moderna omeopatia, insomma. Lì parlava, ragazzi, sul libro di filtri d'amore, come avevo detto, quindi magari possiamo fare qualcosa. Prossimo giocatore, prego. Questo qui mi ha stufato. Stai zitto. È un vero peccato che sia solo una riproduzione. Ma chi l'ha detto? Non mi stupisce che tu non abbia amici. Oh, ma parla per te, se ci buttassi dentro questa... sono accorto di idee. No, niente da fare. C'è il martello di Thor. No. Il martello di Thor, dio del lampo e del tuono. Nonché noto testimonial di linee di prodotti per capelli. Sicuro che fanno swish. Il coraggio forse non mi mancherebbe, ma di certo non posso contare sulla purezza d'animo necessaria per sollevarlo. Su quella di sicuro no. Ti sembra che indossi abiti a stelle e strisce? Che ne so. Puoi stare tranquillo, Mjolnir. Nessuna imitazione sarà mai alla tua altezza. Va bene. Con buona pace di Stark e compagnia assortita. Allora, con questo abbiamo interagito col calderone pure. Direi di andare verso la sala dell'Egitto, ragazzi. Allora, c'è la chiappa sogni, la faraonessa. Soltanto questi due oggetti qui, ragazzi. Vediamo un po'. Non voglio fare il professorino, ma ricordavo che fosse utilizzato dagli indigeni americani, non dagli Infatti, egizi. Infatti non capisco perché si trova È qui, forse comunque l'ultimo degli oggetti di cui ho bisogno. Ok, quindi non lo prenderemo. Purtroppo da quando sono morto ho perso totalmente la capacità di sognare durante il sonno. E mi dispiace Tabula per te. Rasa. Mi dispiace, schifo. Potrei giustificare un'azione del genere solo se tu mi dimostrassi di essere sotto l'effetto di allucinogeni. Non posso dimostrartelo, d'accordo, parliamo con lei, vediamo cosa da Non dirci. Si può certo dire che non sappia sedere su quel trono. Già. Allora, sembra che stia aspettando qualcuno. Sembra che stia aspettando qualcuno? Sono in attesa che uno dei miei innumerevoli spasimanti trovi finalmente il coraggio di farsi avanti. E cosa dovrebbe trattenerli da farlo? Esattamente quello che mi chiedo anch'io. Temo che siano tutti troppo intimoriti dalla mia bellezza. Il fardello dell'essere troppo belli? Sì. Ok, ragazzi, vuole che uno spasimante si faccia avanti. Noi abbiamo una lettera d'amore. Come deve essere questo principe azzurro? Vogliamoci. Come deve essere questo fantomatico principe azzurro? Ormai sono secoli che aspetto. Anche noi regini abbiamo delle esigenze da soddisfare. Vorrei solo trovare una brava mummia con cui passare il resto dei miei millenari giorni. Non dovrebbe essere poi così difficile, in fondo.
non infierire. Una mummia, ragazzi, sta cercando una mummia. Teniamo anche questo a mente. Che ne è stato del faraone? La servitù lo trovò morto, avvelenato dal morso di un serpente. Ricordo che ero così arrabbiata con lui. Non che le due cose fossero strettamente collegate fra loro, è chiaro. Certo. Sicuro, avrei un dilemma. Non ti sembra di essere un po' troppo piccolo? Come? Avrai al massimo 15 anni. Beh, no. È anche vero però che la mia bellezza trascende qualsiasi età. Veramente, io non volevo provarci. Pensi forse che io non sia abbastanza attraente? Sì. No, assolutamente, non intendevo. Sarà meglio per te. Ok, la lascio ai suoi impegni, allora. La lascio ai suoi impegni, mia regina. Allora ragazzi, dobbiamo andare a vedere come si fanno i filtri d'amore. Direi di andare subito a questo punto, perché sono troppo intrigata da sta cosa. Ok, eccoci qua. Stimato, attendete comodamente a casa il suo arrivo. Achtung! Ricordatevi di adottare sempre le dovute precauzioni. Che serve una foto e dei chiori di garofano e fiori, non so che, da mettere in acqua piovana e vino rosso. Non so se sarà possibile sta cosa. Fatto sta che noi abbiamo una Polaroid. Cosa succede? Aspettate, C'è qualcosa di malsano nel chiedermi di farlo. Porca vacca, pensavo di sì. Se facessi una foto a lei... Preferisco non darle ulteriori spunti per manifestare la sua vanità. Minchia, pensavo di essere sulla strada giusta, ragazzi. Quel bacio col rossetto dovrebbe farti capire che è da parte di una donna. Quindi non penso che ne sia interessata. Ok, quindi non è a lei che dobbiamo dare la lettera. Beh, niente, ci occuperemo di questo problema un'altra volta, ragazzi. Torniamo qui nella sala botanica e vediamo che cosa ho lasciato indietro. Allora, piante, semi, bacche e fiori. Per quanto il regno vegetale possa sembrare innocuo, esiste invece una varietà incredibile di modi per lasciarci la pelle. In epoca rinascimentale, la bella donna veniva utilizzata dalle dame come collirio per dare risalto e lucentezza agli occhi. Ma le bacche sono potenzialmente mortali. Wow. L'oleandro, una delle piante spontanee a fiore più diffuse nelle aree mediterranee, è velenosa in ogni sua parte, tanto da essere evitata per istinto dall'intero regno animale. Fate attenzione anche alla salutare mela al giorno. I semi, se ingeriti in grandi quantità, possono in realtà portare alla morte. Insomma, se siete vegetariani o vegani, avete i giorni contati. Beh, non credo. Mangiate che... la carne. Sì, vabbè, ma... Anche se a pensarci bene, è cancerogena. Morirete tutti. Ma dai! No, vediamo un attimino di interagire con la scimmia. Le scimmie sono sempre così adorabilmente irriverenti. Certo. Non ti venga in mente di dar vita a qualche strana battaglia di palle di neve, ti avverto. Possiamo interagire anche con la sbaciucchiato da centinaia di racchie e zitelle per colpa di una ridicola favoletta. Non lo invidio affatto. Figurati. Hello my baby, hello my honey, hello my rectangle. Era sì, quella rana, quella canterina. It's a trap. Spiacente ragazzi, ma non posso riempirmi la felpa di spine. Ci mancherebbe, vedete, pure qua non possiamo fare niente con i cactus. Non lo so ragazzi, sembrerebbe essere problematico. Allora, l'ultima stanza che ci rimane a controllare è questa qua, dove c'è scritto keep out. Che vuoi? Ti piace fare la guardia notturna? In realtà sostituisco mio cugino, giusto per questa notte. Sì, me l'ha detto. Allora saprei anche che ho preso il suo posto perché detesto Halloween, mi dà sui nervi. Sì. Che trauma infantile hai subito per avere tutta questa avversione? Una volta un ragazzino mi lanciò contro un'enorme zucca proprio in testa. Ci vollero 4 giorni prima che i dottori riuscissero a sfilarmela. Minchia, forse quella poltrona è troppo alta per te. E pensa che era la più bassa tra quelle che ho trovato in giro. Immagina ti sia servita una scaletta per sedertici sopra. Perlomeno così riesco ad arrivare facilmente alla pulsantiera di controllo. Quello è un cardiofrequenzimetro?
Ma quel cardiofrequenzimetro? Sono cardiopatico, mi serve per poter monitorare i battiti. Magari se non bevessi tutto quel caffè. La fai facile, i turni di notte qui sono di una noia mortale. Basso, cicciottello e cardiopatico, che altro? Basso, cicciottello e cardiopatico, c'è dell'altro? Il tuo sarcasmo mi lascia assolutamente indifferente. Hai di fronte a te il campione nazionale in carica di gara di insulti, nel caso non lo sapessi. Davvero? Niente e nessuno batte la mia lingua tagliente. Dimostramelo allora. Oh, merda. Ok ragazzi, un attimo perché me li sto leggendo tutti. Io direi, i tuoi genitori hanno anche figli a grandezza naturale. I tuoi genitori hanno anche figli a grandezza naturale? Attaccare la mia altezza, non trovi nulla di più originale? Okay, non è servito allora. A guardarti bene la forma della zucca sul tuo cranio è ancora ben visibile. A guardarti bene la forma della zucca sul tuo cranio è ancora ben visibile. Il dolore che mi causa sentir parlare di quel frutto è indicibile. Presto, emergenza nella sala egizia! Presto, emergenza nella sala egizia! Avrai imbrattato tutte le bende antiche con la tua sporcizia. Mi aspettavo fossi di tutt'altra stoffa. Che delusione. Ma che cazzo? Vabbè, niente. Esigo la rivincita, no? Tuo cugino vuole sapere se è tutto ok? Tuo cugino voleva sapere se qui fosse tutto ok. In effetti ho troppi visitatori indisciplinati da tenere a bada. Davvero? Di cosa ha paura? Che le statue di Anubi prendano vita? Esigo la rivincita, ci riproviamo, ragazzi? Questa volta sono sicuro di farcela. Accomodati pure, pivello. Sembra che tu non sia mai stato colpito dalla freccia di Cupido. Sembra che tu non sia mai stato colpito dalla freccia di Cupido. Okay. Quel dannato colpisce proprio nel punto più infido. Il tuo abbonamento a Netflix è stato hackerato. Immaginavo. Piuttosto preferirei essere accoltellato. Ok, sta funzionando, fermi tutti. Visto che sembra essere un nerd, proverei con questo. Il mio preferito nella saga di Star Wars è la minaccia fantasma. Il mio preferito nella saga di Star Wars è la minaccia fantasma. Oddio, sta per sentirsi male. Oh Gesù, e quindi? Adesso? Cos'è successo? Nulla da segnalare dall'antico Egitto. Tutto ok nella sala botanica. I soldati sono sempre operativi e in azione. La navigazione del Drakkar procede senza intoppi. Nemmeno l'ombra di un visitatore. Il T-Rex continua imperterrito col suo allenamento. Mi sembra sia rimasto a corto di fiato. Direi di sì. Però non abbiamo niente con cui aiutarlo. Ok, lasciamolo qui così. Ah, se torniamo al faro... Torniamo al faro che c'era... Era tornato il pittore qua. Barattolo di vernice. È vernice verde, ok? Sì, la vedo. Mi ero dimenticato di precisare che non l'avrei raccolto in ogni caso. Ah, perfetto. Anche se ormai sono morto, non mi sembra comunque sensato macchiarmi la fedina penale. Minchia, per poco così. Bisogna poco. Annoiarsi parecchio per volersi spingere a tanto. Vabbè, parliamo col tipo. Non oso neppure immaginare come abbia fatto a ridursi la schiena in quello stato. Posso disturbarla un attimo? Vorrei parlarle di nostro signore Cthulhu. Non può sentirti. Riparliamo con lui, ragazzi. Vediamo un po'. Come procedono i preparativi? Come procedono i preparativi? Diavolaccio! Siamo ormai a un passo dal fare un sacco di soldi. Sicuramente. Niente, vi lascio ai vostri lavori. Del resto il crimine non dorme mai. Certo, certo. One eternity later. Ok ragazzi, piccolo aggiornamento, ero qui tipo da un po' di tempo che associavo gli oggetti così totalmente a caso come a volte bisogna fare e mi ha associato l'assenzio ai rimasugli di plutonio che avevo. Non che prima scherzasse, ma adesso è davvero da codice rosso. Cioè quindi a che caspita mi dovrebbe servire questo adesso? Potremmo andare ad avvisare ragazzi il ciccione nella vasca che al museo è tutto a posto. Il tuo museo è ancora tutto intero, se può rassicurarti. Mio cugino sta andando oltre le mie più rosee aspettative, allora. Beh, stavo quasi per farlo sentire male, però vabbè. In ogni caso, ragazzi, non se n'è andato da qua. One eternity later. Ok ragazzi, è tipo un'eternità, e non dico per scherzo, tipo un'eternità che sto andando in giro e sono rivenuta appunto anche qua sulla casetta sull'albero. Riparlando col drago, perché le ho provate veramente tutte ragazzi, mi sono accorta che qui dice potresti cantarmi qualcosa, adesso io non so se c'entrerà qualcosa il kit da metallaro, non lo so. Potresti cantarmi qualcosa? Cosa succede. Conosco un pezzo che potrebbe piacerti.
Questo perché già l'avevamo fatto, ragazzi. Però già non mi ricordo se c'erano risvolti strani. Non metto in dubbio le tue doti vocali, ma in realtà sono più un tipo da musica metal. Death metal. Con questo abbigliamento ti sembro forse adatto a cantarti un pezzo del genere. Ok, aspettate, ragazzi. Devo andare. Aspettate, aspettate. Dimmi che ho trovato la soluzione. Oh, mio Niente Dio. Male. Adesso sì che hai un look aggressivo. Devo ammettere che mi gasa parecchio. Oh, pensi Dio, di potermi ragazzi. Cantare un pezzo metal adesso? Quale vorresti sentire? Living on a Wardrobe è bellissimo, ragazzi. Cioè, oddio, vi giuro che ero tipo ai massimi livelli della mia disperazione. Perché, cioè, sono andata da qualunque parte associando qualsiasi cosa. Ok, proviamo questa. Conosci Living on a Wardrobe dei Bon Jovi? Conosco il gruppo, ma non quel pezzo. Ah, questa? Conosci Knocking on Ronald's Door dei Plums and Roses? Non no. credo di averla mai sentita. Cioè, conosci Anche qualche se pezzo? Il titolo mi ricorda qualcosa. Questa? Conosci Born to be Rot degli Steppenwolf? Mai sentita nominare. Cioè, ma non sei un cavolo! Skinny Ghost to Hollywood. Conosci The Power of Death degli Skinny Ghost to Hollywood? Non era The Power of Love. Quello era un pezzo della colonna sonora di Ritorno al Futuro. Vabbè, lascia stare, mi canterai qualcosa la prossima volta. Ok, ragazzi, cioè, abbiamo potuto fargli mettere il completo da metallaro, però non abbiamo potuto farci cantare niente. Probabilmente il pezzo che ci interessa è dentro sta cassetta. A quanto pare è una videomusicassetta, qualsiasi cosa voglia dire. Adoro il mistero. One eternity later. Oh. Dopo 30 anni, ragazzi, 30 anni che vado in giro in cerca di modi per proseguire. Per fortuna mi è venuto in mente di venire qui, perché probabilmente adesso potremo inserire questa qua. Oh. Cioè, ragazzi, allora, io ho usato la gru tipo 50.000 episodi fa. Come caspita faccio a ricordarmi che c'è un mangianastre all'interno della gru in cui poter mettere la musica setta che ho raccolto? Cioè, è che veramente, ragazzi, bisognerebbe tenere a mente così tante cose. Ma, cioè, sono dettagli a cui magari uno non fa manco caso. Capite che vi voglio dire? Vabbè, mettiamo play. Figo questo pezzo, non lo conoscevo. Peccato non sapere il titolo. Meraviglioso. Madonna, a me pompa il metal, raga. Beh, in ogni caso è metal, quindi probabilmente per culo immenso, ragazzi, potremo tornare dal drago, farci cantare questa canzone per qualche assurdo motivo. Ah, ecco, vedete? E posso passare un'eternità, Dio santissimo, per trovare soluzioni? Canticchia il brano. Non so come si intitoli, ma per caso conosci un pezzo che fa... Mazza, molto esplicativo. Ah, sì, ho capito. Ah, ecco. Adoro quel pezzo. D'accordo. Are you ready? Eppa. Madò! E questa? Ah, è il writer! A questo giro ho combinato proprio un bel casino. È successo tutto nel giro tipo di 2 secondi. E qua c'è Pac-Man che insegue i fantasmini. Beh, ragazzi, mi sembra tutto così assurdo, veramente. Quindi adesso il writer di regola ha avuto... Ah, ecco! Ha trovato la sua ispirazione, ovviamente. Ha lasciato qui la bomboletta. Deve averla dimenticata il writer. Possiamo prenderla? Per qualche assurdo motivo. Ah, ecco, ovviamente sì. Posso finalmente dare sfogo all'artista che c'è in me. Vabbè, allora, oggi sono riuscita ad andare tanto in giro, ragazzi. Abbiamo visitato un posto nuovo, abbiamo scoperto tante cose. Niente, la prossima volta dovrò cervellarmi di nuovo per trovare una soluzione a tutto sto casino. Sì, la prossima volta ci cervelleremo un altro po', ragazzi, per trovare soluzioni assurde ai nostri problemi. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!